Giangiusto era un cittadino che si impegnava per i vulnerabili, imitiamolo, non alla cultura dello scarto, il messaggio del Vescovo Trevisi per il Santo Patrono. Il Comune spende moltissimo per il sociale, non posso togliere triestini per dare ai migranti, il secco commento del sindaco di piazza al termine della messa. Il San Giusto d'Oro, premio assegnato dalla Sostampa, va quest'anno all'imprenditore mecenate Enrico Samer, targa speciale alla Rete Solidale Trieste. Spettacolare trionfo della Pallacanestro Trieste contro Varese, battuta 107-81 davanti al pubblico di casa, il quinto successo coronato da applausi. Chiusura in bellezza con la magia d'altri tempi del ballo in costume per la 9 giorni del Kaiser Fest. Dopo il corteo in centro i ballerini si sono esibiti in piazza Ponte Rosso. Buonasera ancora, buona domenica di San Giusto a tutti. No alla cultura dello scarto, sia una comunità cristiana che si spende per i vulnerabili sull'esempio di San Giusto. È una parte del messaggio del Vescovo Enrico Trevisi nell'omelia del solenne pontificale in cattedrale per la celebrazione del Santo Patrono di Trieste. Nella settimana sociale siamo stati sollecitati a prenderci cura della città, a partecipare attivamente e nelle forme più svariate, in tutte le direzioni. Il Papa ha parlato della crisi della democrazia come di un cuore ferito, infartuato. Ha aggiunto, ogni volta che qualcuno è emarginato, tutto il corpo sociale soffre. La cultura dello scarto disegna una città dove non c'è posto per i poveri, i nascituri, le persone fragili, i bambini, i malati, le donne, i giovani, i vecchi. Questa è la cultura dello scarto. Il potere diventa autoreferenziale, è una malattia brutta questa, incapace di ascolto e di servizio alle persone. Mi piace pensare a San Giusto come a un cittadino che si è dato da fare con le opere e con la carità. Mi piace pensare che ci siano ancora tanti uomini e donne che sull'esempio di San Giusto hanno a cuore la nostra città. San Giusto non è ricordato come uno che si distingueva per le polemiche, ma come uno che viveva facendo del bene, prendendosi cura dei poveri. Talvolta è così in tutto il mondo e dunque non può essere che così anche a Trieste si rischia di scivolare in riletture dove tutto è polemica e scontro, dove fatichiamo a convertirci ad uno stile di confronto sereno e aperto, a un dialogo delle buone pratiche che non devono essere interpretate contro qualcuno, ma a favore del bene comune, a favore di chi rischia di essere scartato. A me piace una comunità cristiana che sull'esempio di San Giusto è parte viva della città, si spende coraggiosamente per le persone vulnerabili, non con lo spirito partitico di una parte contro l'altra, ma nella ricerca delle tracce del Dio incarnato nella storia di tanti crocifissi che ci abitano a fianco, che ci camminano a fianco. Alla cerimonia San Giusto era presente anche il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che non ha rinunciato a una vena polemica nel commentare l'omelia del Vescovo. Sentiamo. Beh, noi spendiamo 104 milioni all'anno per il sociale, ci occupiamo di 300 minori stranieri, di 250 senza tetto e non posso togliere ai triestini per dare ai migranti. Queste le parole del sindaco Roberto Di Piazza al termine del solenne pontificale a San Giusto, commentando le parole dell'omelia. Il primo cittadino è intervenuto anche sul boom turistico e sulla sua richiesta al governo di maggiori fondi per le scuole dell'infanzia comunali. Giusto, è sempre una grande festa, è sempre una grande emozione. Dicevo adesso, sono tanti anni che vengo qua, però continuo a emozionarmi perché è la festa della mia città. Salutata anche da tanti turisti, abbiamo visto, anche qui a San Giusto. Ieri era impressionante la quantità di turisti che avevamo in città. Alberghi sold out, per cui economia che tira, molto bene. Lei ha chiesto anche dei fondi in più, parliamo insomma della vita della città, per gli asili di Trieste. È una prerogativa austro-ungarica della nostra città, le scuole materne
comunali. E allora dico, però dateci una mano, insomma, visto che siamo così bravi, che li manteniamo così bene, ma però che spendiamo tutto noi, mentre in altre parti d'Italia paga tutto lo Stato, allora ho detto al Ministro, dateci una mano. Lapidario il commento alla vicenda del manto erboso dello Stadio Rocco. Non è un problema mio, non è un problema mio. La sostampa del Friuli Venezia Giulia ha deciso di assegnare il premio San Giusto d'Oro all'imprenditore Enrico Samer, targa speciale alla rete solidale Trieste impegnata nell'accoglienza dei migranti. Vediamo. Sono rimasto veramente senza parole. Il San Giusto d'Oro 2024 va a Enrico Samer, la targa speciale del premio alla rete solidale Trieste. Lo ha deciso la sostampa del Friuli Venezia Giulia, che organizza il premio nato nel 67 su iniziativa del gruppo Giuliano Cronisti e giunto alla 58esima edizione. Con l'edizione di quest'anno, spiega il presidente della sostampa Muscatello, uniamo la Trieste del lavoro, della crescita, dello sviluppo e la città della solidarietà, dell'accoglienza, dell'aiuto agli ultimi. Il premio a Enrico Samer è il dovuto riconoscimento al lavoro di un grande professionista, di un'azienda e di una famiglia che rappresentano la parte migliore di una Trieste che vuole giocare il suo ruolo di primo piano sul palcoscenico europeo. La targa speciale alla rete solidale di Trieste vuole accendere un riflettore sull'altra città, quella che si spende, si espone e non esita a sporcarsi le mani per aiutare gli ultimi, in questo caso i migranti che attraversano la rotta balcanica arrivando nel capoluogo giuliano. La cerimonia di consegna del premio e della targa si terrà nelle prossime settimane, come da tradizione, nell'aula del Consiglio Comunale, con la collaborazione del Comune e della Fondazione CR Trieste. Imprenditore di spicco, Enrico Samer è il presidente e amministratore delegato della Samer & Co. Shipping S.P.A. Ha legato il suo nome soprattutto alla cosiddetta autostrada del mare che congiunge Europa e Turchia. Recentemente è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella. Fa parte del consiglio d'amministrazione della Fondazione Einaudi. Mecenate nel mondo dello sport, ha legato il suo nome alla rinascita della pallanuoto e recentemente è entrato anche nella Triestina Nuoto, oltre a realizzare il Trieste Campus di Via Locchi. Della rete solidale fanno parte diverse realtà che si impegnano a Trieste sui temi delle migrazioni e dell'accoglienza. La comunità di San Martino al Campo, la Diaconia Valdese, DONC, ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, International Rescue Committee, Linea d'Ombra e No Name Kitchen. Una serie di cerimonie si sono tenute oggi a Trieste per commemorare le fasi finali della Grande Guerra e la redenzione della città all'Italia nel 1918. La più suggestiva, l'arrivo dei bersaglieri con il tricolore in Piazza Unità. Noi siamo partiti a San Giusto, in cattedrale abbiamo portato un cuscinetto colorato di fiori per il nostro patrono della città, poi siamo scesi giù per la via San Michele coricchiando, adesso siamo in Piazza Unità, adesso svolgerà il nostro compito di arrivare alla Scala Reale, lì depositeremo una corona di alloro, sia sarà una del comune e una della sezione di bersaglieri. Questa mattina siamo andati alla Foiba a ricorrere ricorrenza, a portare anche lì una corona, perciò siamo onorati di essere noi come bersaglieri Totti a rappresentare qua lo sbarco di Trieste, che sono arrivati qua a Trieste. Sono passati 106 anni da quando il cacciatorpediniere Audace attraccò al Molo San Marco, oggi Molo Audace, di fronte all'allora Piazza Grande, attuale Piazza Unità d'Italia. Era il 3 novembre del 1918 e dall'Audace sbarcarono i bersaglieri che ricongiunsero Trieste all'Italia. Dopo l'alzabandiera solenne in mattinata in Piazza Unità organizzato dal Comando Regionale Esercito Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio la staffetta tricolore composta da atleti dell'ASD Gruppo Sportivo San Giacomo ha sfilato dalla Cattedrale di San Giusto fino a Piazza Unità. Successivamente al Monumento al Bersagliere, alla Scala Reale, si è tenuta la cerimonia di deposizione delle corone d'alloro con gli onori ai caduti. Uno! Onore ai caduti! Presenti tra gli altri il sindaco di Piazza, il presidente del Consiglio Comunale Panteca e per la regione l'assessore Scocimarro e il consigliere Lobianco. Infine la cerimonia di ammaina bandiera solenne alla presenza del gonfalone della città di Trieste, delle rappresentative delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle autorità cittadine.
Prosegue il progetto Parco della Rimembranza, recupero e rinnovo delle memorie degli eroi. Ad opera dell'associazione Parleranno le Pietre. Ieri infiorata da alcune pietre commemorative. Abbiamo intervistato il presidente dell'associazione, Ignazio Vania. E abbiamo fatto un giro qui al Parco della Rimembranza e abbiamo fatto un'infiorata riguardo alle medaglie d'oro al valor militare, a tutte le pietre commemorative che richiamano alla medaglia d'oro al valor militare. Il Parco della Rimembranza, noi come associazione Parleranno le Pietre, stiamo cercando il recupero di tutti i cipi commemorativi. E abbiamo visto che alcuni cipi versano in situazioni un po' degradate, che sarebbe il caso da riprendere e rifare. Noi come associazione, in collaborazione con altre associazioni d'arma come l'UNSI di Trieste, l'Associazione Nazionale di Cavalleria e l'Istituto del Nastro Azzurro, stiamo collaborando per portare avanti questo progetto, il progetto del recupero delle pietre commemorative, appunto, come si diceva prima, e ultimamente, questo è un appuntamento che diamo a tutta la cittadinanza, lunedì 4 novembre alle ore 16 l'Istituto del Nastro Azzurro, la Federazione di Trieste, svelerà insieme al Comune di Trieste una targa dedicata alle medaglie d'oro di Istria, Fiume e Dalmazia. Parliamo ancora dell'ex Pavan a San Giacomo. Ora spunta un ricorso firmato da Paolo Radivo, che fa parte del comitato che si oppone a quest'opera. È stato chiesto l'annullamento della delibera del comune. Il ricorso, appunto, è stato inviato via PEC alle istituzioni oltre che alla Procura della Repubblica. Si iscrive in questo ricorso, si ricominci la procedura applicando la normativa vigente nel modo verificato una volta per tutte come corretto. Ci spostiamo ora a Monfalcone, preghiere nei due centri islamici. Il 5 novembre nuovo round al Consiglio di Stato, che deciderà sull'appello del Comune contro la sentenza del TAR favorevole alle associazioni. L'ex sindaco Anna Maria Cisint spiega ai nostri microfoni le motivazioni dell'iniziativa. Vediamo. Non più tardi di ieri, ce l'ho nel cellulare qua, l'ennesimo gruppo di cittadini dice: caro sindaco, mi chiamano anche loro così, giustamente, mi hanno votata nel 2022, o anche quelli che non hanno votata, mi dicono: è terribile vivere nella zona dei centri islamici. E perché me lo dicono? Perché c'è l'invasione di biciclette, continuamente le persone in tanti numeri importanti che si recano all'interno dei centri islamici. Perché quelle zone urbanisticamente non sono destinate a centri di culto, non lo sarebbero neanche per una chiesa cattolica, capiamoci, cioè qua il tema non è la religione, è la tipologia di bene, la sua funzione. Quindi i cittadini, non più tardi di ieri, mi hanno mandato le fotografie, perché la situazione, quindi questo che cosa come si chiama? Si chiama impatto urbanistico. Allora che cosa ha fatto il TAR? E io, che sono una schietta e non seguo il pensiero unico, mai dico quello che penso, e me ne assumo anche la responsabilità sempre. Beh, il TAR, a nostro avviso, in sede di sentenza, ha preso il nostro piano regolatore e l'ha buttato nel cestino. Non è spiegato l'impatto urbanistico. Ha fatto una sentenza che io ritengo politica, perché dice delle cose inaccettabili. Il piano è il punto che noi ovviamente contestiamo. Cioè, tu non puoi dirmi che i centri islamici debbano rimanere a far 5 volte al giorno, anche di notte, le loro giuste e riconosciute assolutamente azioni che il diritto di culto prevede in quei luoghi. Quello che noi stiamo cercando di fare è rispetto della legge, ma rispetto anche dei cittadini che, appunto, numerosi sono inferociti per l'impatto che questo ha. Quindi il 5 ci sarà l'udienza sul periculum, che vuol dire la sospensiva, e poi la sentenza nel merito. Siamo allo sport. Travolgente vittoria, la quinta in 6 partite per la Pallacanestro Trieste, che ha battuto Varese all'Allianz Dom, da dove ora Marco Stabile ci racconta, appunto, questa entusiasmante partita. Canta San Giusto dal suo campanile.
e le campane suonano a festa per la quinta vittoria in 6 giornate della Pallacanestro Trieste, che batte Varese in casa per 107-81. Ed è veramente festa in questa giornata del santo patrono al Pala Trieste, per una partenza di squadra lanciatissima dei biancorossi, che hanno subito dato spettacolo con la coppiata Brown e Valentine. Alla fine della partita il primo con 20, il secondo con 21 punti. Una squadra che ha avuto una partenza lanciata subito sul 14-4, subito 10 punti di margine sulla formazione varesina. Poi Trieste ha chiuso il primo quarto sul 27-15, anche grazie alle buone trovate di Brooks dopo la partenza perfetta appunto della compiata Brown Valentine. Nel secondo quarto è venuta fuori anche la difesa di Trieste, difficilissima da battere uno contro uno, molto importante da un punto di vista fisico, e poi un predominio netto sotto le plance a rimbalzo. Trieste tocca il 50-32 a metà partita, una gara già indirizzata per la squadra di coach Jamion Christian, con Varese che non riesce a trovare da subito soluzioni contro la formazione nostrana. Poi nel terzo quarto di fatto Trieste la chiude anticipatamente sul 67-40, più 27, massimo vantaggio della partita, nel momento in cui Denzel Valentine decide che è il momento di dare spettacolo. Prima un assist dietro le spalle a Brown per la tripla, poi un assist sotto le gambe in corsa per Gerald Yutov, che fa toccare Trieste appunto il massimo vantaggio della partita. Il quarto quarto è pura accademia per Trieste, che porta 6 giocatori in doppia cifra e tutti a referto, quelli che sono entrati in campo. Solo Reyes non ha fatto parte di questo match. E nel finale coach Jamion Christian mette anche un quintetto tutto italiano, che invece, diciamo così, di perdere terreno riporta Trieste al massimo vantaggio, al più 27 di margine, con una serie di giocate super tra Ruzier in fase assistman e Candussi in quella di realizzatore. Si chiude dunque così un'altra giornata di festa qui al Pala Trieste, con la formazione biancorossa che vola 5 vittorie su 6 dal ritorno in A1. E al termine della partita Marco Stabile ha intervistato coach Jamion Christian. Sentiamo. Coach, an extremely different win from the others. Trieste dominate on the court, at rebound, in offense, in defense. Yeah, you know, the focus this week was to really do well in the physical parts of it, extra efforts, rebounding on off the glass. It's good to see our team being able to go out there against a great offensive team, a great offensive team. Ecco, la cosa importante in questa partita era il nostro sforzo a fare di più sotto canestro, a rimbalzo, nella parte fisica del gioco, contro una squadra molto forte offensivamente. Ora Trieste non è più l'underdog del campionato, ma si lotta per il vertice. Now Trieste is not the underdog of the league, but we fight for the top. Well, you know, I think we've got great players who are always want to be competitive. They expect to win, they expect to play well. You know, we can't worry about what people say on the outside. We can only try to get better every single day. I think we've got a good singular focus to do that. Ecco, abbiamo grandi giocatori, abbiamo giocatori che possono fare grandi cose, dobbiamo focalizzarci su noi stessi, non su quello che pensano gli altri, e migliorare giorno dopo giorno, step by step. C'è stato anche un momento particolare, importante, alla fine della partita, in cui hai messo 5 italiani in campo. There's a significant moment of the game in the last quarter when you put 5 Italians on the court and they do well. Yeah, I love everyone on our team, and I think everyone on our team has an ability to help our team and make an impact. I'm going to keep trying to find ways to put them on the floor in the best moments for everyone, not just our Italian guys, but everyone on our team. And, I knew those guys would play well, and I was excited for them to get a chance. Tutti possono dare il loro contributo, tutti gli italiani possono essere importanti in questa squadra, quindi ho voluto metterli tutti assieme alla fine per dare comunque un segnale, ma credo davvero in tutto. E ora Trento. You know, we'll start preparing for them as the week goes on. You know, I just want to keep getting our guys better. You know, one thing is, when you have talented, competitive, smart guys, they know the magnitude of the game, and we're going to need to continue to rise our ability when the moments matter the most. You know, I know they'll be excited to play against a very strong opponent. Siamo molto contenti di giocare contro una squadra fortissima, lavoreremo duro in settimana per preparare la sfida. Abbiamo una squadra molto competitiva ed ora da domani ci prepareremo. Grazie coach, thank you. Thank you so much. Thank you. Nulla di fatto per la Triestina invece a Busto Arsizio, contro Pro Patria finisce 0-0, il punto serve poco a entrambe, in particolare alla Triestina. La prossima settimana, dal 7 all'11 novembre, arriva a Rossetti invece il grande musical Les Misérables, un appuntamento molto atteso dai tanti appassionati da tutto il mondo. Vediamo.
sono, immagino, ripetuti anche quei fenomeni che a noi sembrano strani, ma che poi in realtà non lo sono se si guardano dal punto di vista proprio del mondo del musical internazionale. Da dove arriva il pubblico? Quali sono quelli più strani? Ah boh, stavolta abbiamo degli arrivi dall'Islanda, anche dalle Bahamas ho visto, quindi da paesi veramente lontanissimi che ci sorprendono ogni volta, ma che sono una conferma di come questi spettacoli possono avere un impatto oltre che culturale, artistico, su chi, sul pubblico di Trieste, della regione, dei paesi vicini che li viene a vedere, veramente anche un impatto su quello che è l'indotto economico della città. Ricordiamo che in questo caso Les Misérables non arriva in un periodo di vacanza come era stato Fantasma dell'Opera, magari d'estate è più facile che la gente si muova, e in questo caso diamo anche proprio una mano a un periodo di bassa stagione per il turismo a Trieste, e abbiamo decine se non centinaia di arrivi di pubblico da tutta Europa, dal resto del mondo e da tutta Italia, perché non dimentichiamoci che in Italia lo spettacolo si vedrà solo a Trieste e a Milano. Il Kaiserfest ha concluso oggi l'edizione di quest'anno con il tradizionale ballo in costume in piazza Ponte Rosso. Vediamo. Il suggestivo ballo in costume ha stregato triestini e turisti a conclusione della settima edizione del Kaiserfest. Il corteo storico, promosso da Alta Marea Eventi in collaborazione con il Comune di Trieste e l'Associazione Trieste 800, è partito da via Val di Rivo, attraversando via Trento e il Ponte Curto. Accompagnati da numerosi spettatori, i ballerini in abiti d'epoca hanno proseguito fino a Piazza Unità d'Italia, prima, e di seguito a Piazza Ponte Rosso, per l'esibizione finale. In questi 9 giorni di storia, cultura e tradizione, Kaiserfest ha offerto una varietà di eventi, dalle visite guidate al Museo del Mare, al Museo de Enriquez, al cimitero serbo-ortodosso e greco-ortodosso, a passeggiate culturali, alla scoperta di Porto Vecchio e della centrale idrodinamica, dalle esibizioni bandistiche alle degustazioni di cucina tradizionale e stand di prodotti tipici, per finire con il concerto della Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi al Teatro Bobbio e appunto il gran ballo in costume a Ponte Rosso. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.